La top 5 dell'Ardini Filottrano Zanetti Bergamo inizia con questa incredibile azione dopo la difesa magistrale di Paola Cardullo, l'alzata di Tomi Inaga per Laura Partenio, toccata a muro, ancora Cardullo a rimettere a disposizione questo pallone, l'alzata in bagher di super punto da seconda linea in diagonale di Ayana Whitney al quinto posto. Lo rivediamo l'attacco della statunitense al termine di una grande serie di difese attaccate Paola Cardullo e ricostruzioni di una impeccabile Koyomi Tomi Inaga. Al quarto posto poi quest'altra azione firmata all'Ardini Filottrano con Laura Partenio che arriva come un fulmine da posto 4, va a trovare il buco del muro avversario e lo colpisce con un colpo preciso e potente. Rivediamolo anche da questa angolazione. Laura Partenio si presenta così MVP del match contro la Zanetti Bergamo. Poi la magia di Koyomi Tomi Inaga al terzo posto, un tocco di seconda girato dietro che ha fatto strabuzzare gli occhi a tutto il Palabaldinelli. Guardate che eleganza, che maestria, che tocco fatato per la regista giapponese. Al secondo posto, e qui arriviamo davvero a delle azioni incredibili, ve le raccontiamo dopo la gran ricezione di Partenio. Tomi Inaga tiene alto per Vasile Antonacchi, difesa ricostruisce come può la Zanetti Bergamo, poi con Mingardi la difesa incredibile da quest'altra parte di Paola Cardullo, ancora Ayana Whitney, ancora la difesa di Bergamo, va a ricostruire dall'altra parte Bergamo, ancora difesa dal muro della Lardini Filottrano, ancora Mingardi ed il super muro del capitano Ilaria Carzaro con urlo annesso. Anche lei sicuramente va detto MVP ex aequo con Laura Partenio in questo match. Guardate lo spostamento, l'arrivo a muro, perfetto il piano di rimbalzo, davvero Ilaria Carzaro stellare. E dal primo posto un altro scambio, eravamo nel quarto set, momenti decisivi del parziale, gli attacchi di Anti Vasile Antonacchi, le ricostruzioni di Bergamo, le difese pazzesche di Filottrano. Guardate qua, arriva ancora Vasile Antonacchi a tenere vivo il pallone sulla metà campo bergamasca, poi ancora Vasile Antonacchi in difesa, tiene la palla come Tomi Inaga con una magia, Cardullo, Partenio e poi Vasile Antonacchi va a chiudere un colpo pazzesco per un break della Lardini Filottrano che vale anche il primo posto in questa top 5. Rivediamo l'attacco di Anti Vasile Antonacchi che sale in cielo a scagliare questo diagonale stretto e soprattutto oltre al primo posto volevamo citare, l'avete visto in settimana, anche la doppia difesa di Paola Cardullo. Questa è fuori classifica perché qui ci troviamo davanti ad una fuori classe vera, una campionessa del mondo come ce ne sono poche. Poi Olivotto spara fuori la fast, ma Paola Cardullo, gli applausi sono tutti per lei, li rivediamo anche dal replay. Vedete la prima difesa d'istinto e poi compie un gesto tecnico pazzesco con un braccio, tiene alto il pallone nel campo avversario. Solo un nome, Paola Cardullo, osannata dai tifosi.